Allora, ci riagganciamo all'argomento affrontato nella lezione precedente, che è quello della gestione degli accoppiamenti capacitivi tra i componenti del ponte, parliamo di misure di impedenza, e il resto del mondo. A che cosa eravamo arrivati? Eravamo arrivati a dire che per gestire il problema i componenti andavano necessariamente schermati, altrimenti questi accoppiamenti capacitivi sarebbero risultati tempo varianti e questa cosa ci crea problemi. Avevamo poi detto che un modo per risolvere il problema era portare il punto centrale della diagonale di rivelazione allo stesso potenziale dello schermo senza collegamento diretto. Quindi fare in maniera tale che questo delta V fosse uguale a zero, ma senza collegamento diretto. In questo modo, gli accoppiamenti parassiti, che sintetizzo con delle capacità in parallelo alle capacità del ponte, le capacità a monte possono dare origine a derivazione di corrente verso lo schermo, ma la cosa importante è che in questa zona centrale, non essendoci differenza di potenziale tra schermo e ponte, non ci può essere circolazione di corrente né in ingresso né in uscita dal ponte verso lo schermo né dallo schermo verso il ponte. Questo fa sì che la corrente che attraversa l'impedenza incognita, I con X, è la stessa che attraversa l'impedenza Z.4. Questa uguaglianza di queste correnti è poi quella uguaglianza che abbiamo utilizzato per ottenere la relazione di equilibrio del ponte, ovvero Z.x uguale Z.1 diviso Z.2 per Z.4. Abbiamo rapidissimamente, quindi riprendo uno dei metodi che dobbiamo adesso trovare dei metodi per portare questa differenza di potenziale a zero. Un metodo è la terra di Wagner, l'abbiamo visto rapidamente la volta scorsa. Si basa sull'introduzione di due impedenze ausiliari, impedenze ausiliari con il cui punto centrale è collegato a terra. Il nostro ponte si collega una volta al ponte normale, una volta al ponte di Wagner, e tramite collegamenti successivi porta asintoticamente la tensione di questo punto al potenziale di terra. Lo schermo lo collego a terra, a questo punto risolvo il mio problema. Vi ricordate, ho accennato al fatto che alcuni ponti, in particolare il ponte di Schering che abbiamo visto qualche lezione fa, alcuni ponti non sono ponti flottanti, non sono ponti con potenziale comunque variabile, sono ponti a potenziale vincolato. Sono ponti in cui un vertice della diagonale e un vertice del ponte è a potenziale di massa. Per questi ponti la terra di Wagner non è applicabile, perché altrimenti al momento in cui collego le impedenze di Wagner,
cortocircuito un pezzo del ponte. Vedete, queste impedenze sono assenti. Quindi serve trovare un altro metodo per portare schermo e punto del ponte allo stesso potenziale senza collegamento diretto. Questo metodo è il metodo del generatore ausiliario. Che cosa dobbiamo immaginare? Dobbiamo immaginare di avere le impedenze del ponte, lo schermo e un generatore collegato tra schermo e ponte che inietta una opportuna tensione del ponte, quindi questo generatore deve essere collegato in qualche modo. Completiamo il disegno del ponte con il rivelatore e con l'alimentatore. Questi due generatori devono essere agganciati in modulo e fase, in frequenza e fase, nel senso che devo iniettare un segnale alla stessa frequenza dell'alimentazione e opportunamente in fase con la fase con cui genero. È un sistema che magicamente mi porta questa delta V a zero. Non entriamo nello specifico di questo generatore ausiliario, dobbiamo capire che la cosa non è particolarmente misteriosa, perché se ci pensate, pure se non li avete studiati, ma gli amplificatori operazionali sono degli oggetti con un'opportuna retroazione che riescono a far sì che la differenza di potenziale all'ingresso sia proprio pari a zero, senza collegamento diretto con la massa. Quindi di fatto questo generatore ausiliare non è nient'altro che una particolare configurazione di amplificatore operazionale che inietta nel ponte un'opportuna tensione, che sente questa differenza di tensione e inietta nel ponte un segnale di frequenza e analoga all'alimentazione e di ampiezza tale da portare a zero quella differenza di tensione. D'altra parte abbiamo detto prima che il ponte non ha particolari vincoli in generale in tensione, quindi iniettare tensioni e sbilanciare gli andamenti potenziali è una cosa fattibile. Il generatore ausiliario, spesso si comprano alimentatori con generatori ausiliari inglobati, così come trovate anche dei sistemi di terra di Wagner con alimentazione, impedenza ausiliare e quant'altro. C'è un ulteriore metodo che può essere utilizzato per risolvere il problema delle capacità parassite, che è un metodo di sostituzione. I metodi di sostituzione sono dei metodi molto utilizzati quando faccio le misure, nel senso si basano sull'idea che quando io ho dei fenomeni che mi creano problemi, ad esempio gli accoppiamenti capacitivi sono un fenomeno che mi crea problemi, io lavoro creando uno squilibrio rispetto a una condizione di riferimento, in maniera tale che si riesce ad ottenere di fatto confrontando le due situazioni, quello che non cambia nelle due situazioni si azzera. Quindi, poiché gli accoppiamenti capacitivi possono essere visti come costanti, vanno ad essere annullati. Ma spieghiamo meglio che cosa sto intendendo. Allora, intanto ricordiamoci qual è il problema. Il problema è che io ho z con x in parallelo con la z con x parassita è uguale. Allora abbiamo detto che z1 e z2 li posso realizzare in maniera tale che siano
tali che gli accoppiamenti parassiti siano trascurabili rispetto alle impedenze Z1 e Z2. Mentre invece poi ho Z.4 parallelo Z.4 parassita. Il mio problema è che ho un'equazione di questo tipo. Scriviamo questa stessa equazione in termini di ammettenze. Vuol dire che io ho yx più yx parassita che è uguale a y2 su y1 che moltiplica y4 più y4 parassita. Moltiplicando in questi termini, questa relazione, ottengo che yx a che cosa è uguale? È uguale a y.2 su y.1 per y.4 più y.2 su y.1 per y.4 parassita meno y.x parassita. Allora notate che questa parte qua dell'equazione è l'equazione così come a me piacerebbe sia, cioè è l'equazione di equilibrio del ponte senza le ammettenze parassite, senza le capacità parassite. Questa è l'equazione di equilibrio di un ponte, questo qua è uguale a zero se yx parassita è uguale a y2 diviso y1 per y4 parassita. Cioè è l'equazione di un ponte in cui anziché esserci le impedenze x e 4 ci sono le x parassite e le 4 parassite. Allora che vuol dire? Vediamo che ponte sto immaginando. Allora abbiamo detto Z1 non ha e Z2 non hanno le ammettenze parassite perché sono trascurabili. Abbiamo scelte sufficientemente elevate, tali che diciamo sufficientemente di valore tale per cui il parallelo coincide con le. Qui sotto che cosa ho? Ho la Z con X, Z con 4 e poi ho qui le capacità parassite y e 4. Cosa faccio io? In una prima fase della misura stacco zx e z4, ovvero non le inserisco nel ponte. Il ponte si chiude esclusivamente con le zx parassita e z4 parassita. Quindi il ponte si chiude, ma si chiude su queste capacità parassite. Devo portarlo in equilibrio. La Z4 è fuori, quindi non ho elementi variabili con cui portare in equilibrio questo ponte. Inserisco una capacità variabile C4 in parallelo al lato 4. Regolando questa capacità porto in equilibrio il ponte in cui non ci sono x e 4, ma ci sono x parassita e 4 parassita. In realtà non ho x4 parassita più c4 più la y di c4. Ok? Una volta che ho ottenuto l'equilibrio di questo ponte, collego le mie impedenze. Non tocco più questa zona qua del ponte, peraltro queste sono ammettenze parassite, se ho messo gli schermi, ho messo i potenziali, non cambiano. Questa C4 non la faccio cambiare. A questo punto mi trovo in questa situazione in cui questo termine può essere ritenuto pari a zero.
Questa tecnica di sostituzione ha un unico limite. Quando io ho nel ponte ZX parassita e Z4 parassita, questo ponte si equilibra solo se Z1 e Z2 sono solo se il ponte è un ponte a rapporto reale. Perché solo se questo ponte è a rapporto reale posso avere una condizione di equilibrio. Cioè mi serve che qua abbiamo meno 90, qua abbiamo meno 90, mi serve che queste due impedenze abbiano un rapporto e questo rapporto deve essere un rapporto reale. Quindi va bene per Desautis, va bene per il ponte di Gott, di quelli che abbiamo visto. Per altri punti non va bene questa tecnica di sostituzione. Vedete, si basa proprio sul fatto di fare due misure in cui, poiché la parte parassita non cambia, si compensa tra le due misure e scompare. Ok, adesso poiché voglio dedicare l'altra parte di questa lezione al cumetro, forse interrompo la registrazione.